Ciao a tutti, qui Superlupin 777 e benvenuti in questa nuova parte della Nuzlocke Challenge qui su Pokémon Sole. Dunque, accarezziamo Tauros, visto che ce lo voleva far accarezzare. Ci eravamo lasciati proprio qua, comunque. E perché non risponde più niente? Ah, ok, perché dovevamo in effetti accarezzarlo. Ah, ti piacciono le coccole, Tauros, ti conosco bene. E a questo punto se ne vanno dalle balle, quindi noi possiamo arrivare alla prossima città. Ragazzi miei, non aver paura di partire all'avventura. Incontrerete tante persone e tanti Pokémon, e ciò renderà la tua vita ricca e interessante. Va bene, io intanto voglio andare a incontrare, sì, un Pokémon, il prossimo, che è quello che si cela nella città che ci aspetta dietro l'angolo, il cui nome non ricorderò mai perché è veramente troppo complesso. Come ammiro Kauna, sono capace di calmare un Pokémon senza nemmeno lottare. Tauros in fondo sembra tenero, però ho troppa paura, non gli salirei mai in groppa. Dite un po', ragazze, dove andate di bello? Sto accompagnando Yui a fare un giro a Hauwoli. Hai avuto proprio un'ottima idea, Lilia. Yui è appena arrivata da Alola e non è stata in città. Sapete cosa vi dico? Vengo anch'io. Ho voglia di un dolcetto. Questo tizio si mangia sempre dolci in ogni posto in cui va. Va bene, andiamo allora. Wow, che bello, forza, andiamo. E quindi incamminiamoci verso la città, finalmente. Hau è sempre il solito. Sai, Yui, Hauwoli è la città più grande di Alola. Ed è bella. Perché vi spiego semplicemente il motivo. Le scorse città, quella di Luminopoli e come diavolo si chiamava in quinta gen, non ricordo, Austropoli forse sì, erano troppo confusionarie, non ricordavo mai dove fossero le cose. Invece questa qua è lineare, è un lungomare, quindi le cose si trovano abbastanza facilmente, nonostante sia una città tutto sommato abbastanza grande, non ai livelli di Luminopoli e Austropoli, ma comunque molto grande. E intanto ci fanno vedere tutta questa bella carrellata di fichette. Che bello il mare! Ehi tu, scommetto che sei nuova qui ad Alola. Hai l'aspetto di una che arriva da molto lontano. Sai come ci salutiamo da queste parti? Alola. Proprio così, prova a dirlo anche tu. Alola, e farei subito amicizia. Grazie di questo dialogo fondamentale. Io voglio andare a catturare il mio Pokémon, però. Quindi scusate se non mi fermo nei negozietti così, ma penso vi freghi il cazzo dei negozietti. Io in realtà su Luna me li sono visitati tutti e li ho svaligiati, anche ho comprato tutto il comprabile di abbigliamento, penso ormai, perché ho finito tutta la storia e il post storia, quindi avevo un sacco di soldi, avendo sempre giocato col moneta muleto, ho comprato robe a caso. Allora, che te ne pare di Hauwoli? È fantastica, vero? Veramente non ho ancora visto niente e vorrei il mio Pokémon. Alola è davvero meravigliosa. Oh, vieni con me, Yui, voglio farti vedere un bel posto. Ma mi lasci in pace, stalker che non sei altro. Salve. Ho sentito dire che qui hai fatto un regalo a chi ha il Pokédex Rotom, non è vero? Vedo che la notizia si è sparsa in fretta. Non ci sono ancora molti Pokédex Rotom in giro, ma sono già stati sviluppati degli accessori compatibili. Ecco, un Pokévisore in omaggio. Col Pokévisore faremo le foto a Pokémon che troviamo in giro. Non è una cosa molto utile, a dire la verità. O almeno non credo abbia uno scopo. Io sinceramente ancora non l'ho trovato. E salirà anche di livello facendo foto belle questo Pokévisore. Ciao Lilia. Yui, how, com'è andato all'ufficio turistico? Il Pokémon Rotom è stato potenziato, il Pokédex Rotom è stato potenziato, ora si possono anche scattare foto. Davvero, Rotom è davvero incredibile. E Rotom ci scatta una foto a tradimento. Fantastico, questa foto, ricordiamocela. Che lampo abbagliante. Yui, la prossima volta voglio mostrarti un posto dove vendono delle delizie. Va bene, verrò con te. È dall'altra parte della città, se non sbaglio. Magari Rotom vuole divertirsi a fare un po' di foto. Beh, io vado a dare un'occhiata al negozio di vestiti. Ciao, anche a te. Io intanto vado a catturare il mio Pokémon, sperando che sia un Grimer. Ok, abbiamo fatto tutte le nostre fotine, entriamo da questo cancello e finalmente vediamo che Pokémon riusciremo, forse, a catturare su questo percorso. La squadra ce l'ho curata. Spero di sì. Grimer, per favore, dimmi che è un Grimer. Un Grimer forma Alola sarebbe bellissimo. Un cazzo di Meo forma Alola. Catturiamolo perché può esserci sempre utile. Ma di tipo normale. Non so se è di tipo normale puro. Penso di sì. Comunque di tipo normale, stavo dicendo, c'è già il nostro amico Munchlax, quindi non credo che abbia una grande utilità questo Meo. Catturiamolo comunque, stavo dicendo, perché abbiamo pochi Pokémon che possiamo catturare. Quelle poche occasioni che abbiamo, sfruttiamole anche se forse non sono poi così buone. Quindi Meo è stato catturato. Non si può neanche usare come schiavo MN perché quale MN non esistono più. Ebbene sì, obeso sale all'8 comunque, quindi grazie Meo, sei stato utile da un certo punto di vista. E vediamo se in effetti sei normale puro oppure no. È buio, fantastico, fantastico. Non lo sapevo perché non l'ho mai usato su Luna, l'ho solo catturato e l'ho sbattuto ai box direttamente senza passare dalla squadra, quindi non sapevo neanche di che tipo fosse. Comunque buio mi sta
abbastanza bene perché abbiamo un Pokémon d'acqua, un Pokémon volante normale, un Pokémon normale e un Pokémon buio. Quindi la lotta ci sfonda, tipo, se il nostro piccolo Cipollotto non si evolve in fretta. Ha già una mossa stabbata, di questo ne sono felice, ma guardate che natura di merda, guardate che natura di merda, più difesa meno attacco. Magnifico. Ed ecco qua la nostra amica che ci fa fare un giro turistico nei negozietti. Io vi posso farti una domanda? I tuoi vestiti li scegli da sola? No, me li sceglie la mamma. Tua madre se ne intende di moda, mi piace il tuo stile. Soprattutto il cappello, è bellissimo. Col fatto che ho sempre messo i vestiti che mia madre sceglieva per me, non sono mai sicura di quali mi siano bene e quali no. Ah, ora che ci penso, sono appena stata in un negozio di vestiti e mi hanno dato questi. A quanto pare ero la cliente numero 99.999, quindi mi hanno dato in omaggio anche questi, anche se non ho comprato nulla. Solo che li ho già, magari interessano a te. Che cosa sono? Portalenti. Ah sì, cambiare gli occhi mi interessa. Cioè, cambiare gli occhi sembra una cosa molto alla Naruto. Cambiare il colore degli occhi. È una truce? Oh, vuol dire che la femmina si può truccare? La truce non ce l'aveva il maschio. Ne sono abbastanza sicuro. Sì. Si può mettere il rossetto. Cioè, se metto il rossetto cambia la foto sul passaporto. Perché sì. Ok, come ho detto, la prima occasione mi sarei tolto quel guanto dalla testa e quindi sono andato subito a rimuoverlo. Qui c'è anche il parrucchiere. E olè, mi sono cresciuti i capelli improvvisamente. Li ho concimati, tipo, dal parrucchiere al posto che tagliarli. Comunque, proseguiamo nella storia, adesso basta perdersi incazzate, ma scusate, dovevo farlo. Quel cappellino era veramente disturbante, anche la borsa in effetti, però ho troppi pochi soldi per spenderli tutti in puttanate. E che sta succedendo qui? Ho visto quelli del Team Skull aggirarsi dalle parti del porto e ho avvisato il capitano. Avevano l'aria di tramare qualcosa, non c'è da fidarsi di tipi così. Sono dei tipaci davvero poco raccomandabili, costringono la gente a lottare con loro e tentano pure di rubargli i Pokémon. Ah, mostri, siete dei mostri. Questa casa, vedete quanto è modesta, è la casa del tizio coi capelli rosa, nonché capitano di quest'isola che abbiamo incontrato nello scorso episodio. Ma ci passeremo in seguito, ci passeremo in seguito, c'è tempo per questo. Che succede qua? Ah, c'è il nostro amico che è andato a mangiarsi il gelato, giustamente. Ehi, ui, questo è il paradiso delle delizie di cui ti parlavo. Come hai fatto a riconoscermi? Sono cambiato completamente. Mi conosce da un giorno. Sai come si dice da Lola? Con le malasate, i Pokémon ti sono più amici. Che bel detto. Penso che andrò al porto a gridare a squarciagola che voglio battere il nonno. Persino questa lotta. Persino quando lotta al massimo delle sue forze. Un MT. Ok, l'MT è Raicheggiavoce, quindi la insegniamo a Poplio che è più portato per le mosse speciali e inoltre Raicheggiavoce incrementa la sua potenza se ripetuta più volte consecutivamente, quindi potrebbe essermi molto più utile di botta in ogni caso. Quindi arriviamo al porto finalmente e ci sono quei tipacci. Ah no, c'è soltanto un tipo strano con i capelli rosa. Ah, sì, sono il capitano Liam. Yo yo yo, bando ai convenevoli, noi del Team Skull neanche salutiamo, andiamo dritti al sodo. Ed è la prima volta che li incontriamo, giusto qui su Sole? Sì, mi sa di sì. Guardateli. Ehi, capitano, poche storie, dacci i tuoi Pokémon. Ah, mi ricordo di te, ci siamo incontrati alla scuola per allenatori. Hai deciso di venire a trovarmi, vedo. Tipo, lo stiamo ignorando. Ehi, damerino, come osi ignorarci? Ci hai già fatto perdere abbastanza tempo, è ora di lottare. Occhio allo Skull! Ma sentili, c'è solo una parola per descrivere chi ruba i Pokémon altrui, ladro. Ti chiami Yui, giusto? Io mi occupo di questo qui, all'altro ci pensi tu? Va bene, se proprio devo. Sfondiamogli il culo. Quindi parliamoci. Non ho rivali nelle lotte di Pokémon, sta a vedere come ti concio per le feste. Vedremo, vedremo. Mi auguro proprio che tu non lo faccia, perché vorrei riuscire a preservare Poplio ancora per un po'. Quindi parte la sfida con Recluta Team Skull, che manda in campo chi? Uno Zubat. Quindi, It, se non ti dispiace troppo, direi che possiamo andare a spruzzarli in faccia con un bel pistolacqua. Quindi pistolacqua gli fa più di metà vita, questo mi piace, ma l'avversario ha assorbimento dalla sua mossa super efficace che ci fa addirittura 3 PS di danno. Incredibile la potenza offensiva di quello Zubat. Quindi insistiamo con pistolacqua, quindi nonostante l'avversario abbia recuperato 1-2 PS, non so se arrotondi per eccesso o per difetto l'assorbimento, lo sfondiamo lo stesso. Cipollotto sale di livello, una sconfitta lampo per lui, e proseguiamo nella nostra avventura. Non ho rivali nelle lotte di Pokémon, mi hai proprio conciato per le feste.
Lascia stare, squagliamocela. Faremo finta che non sia mai successo. Guardate come gesticolano anche dopo che hanno finito di parlare da un quarto d'ora. E poi, chi li vuole i Pokémon di Liam? Fossero almeno carini. Bah. Certo che sono dei geni, vanno ad attaccare il capitano, potevano attaccare chiunque qua, potevano prendere quel corso là dietro. Ma sentili. Tu e i tuoi Pokémon avete fatto un ottimo lavoro per sdebitarmi e rimettere in sesto la tua squadra. Ma guarda, non avevo neanche bisogno, sinceramente. Però grazie, apprezzo il gesto. Anche la scuola per allenatori mi ha fatto una buona impressione. Il professor Kukui mi ha detto che eri forte, ma non credevo fino a questo punto. Hai sconfitto l'insegnante senza difficoltà. Tu e i tuoi Pokémon siete proprio in sintonia. Beh, visto che ci siamo, che ne dici di lottare? Voglio vedere se sei pronta per affrontare la mia prova. Lottiamo, ma ho un po' paura, ad essere sinceri. Preparati allora, stai per affrontare la stupenda squadra del sottoscritto, il capitano Liam. Modesto, e all'orecchio, sbaglio o al ciondolo quello che abbiamo attaccato allo zaino noi? No, sbaglio, ok. Mi sembrava prima, bello sprite, quello pixelloso, diciamo. Manda in campo il suo Yungus e noi schieriamo il nostro Poplio, come al solito. E adesso sono abbastanza indeciso, la potenza di pistola qua è 40, giusto? Sì, pistola qua 40. E che già voce di quanto si incrementa la potenza a ogni ripetizione? Sinceramente non lo so, ma forse inizierei a spammare che già voce. Dai, facciamolo. Facciamolo e vediamo quanto danno riesco a fare all'avversario. Perché sì, con pistola acqua avrei lo stab, ma penso che lo stab venga superato dopo 2 o 3 e che già voce. Immagino che cresca magari del 50% a botta o è troppo, dite? Non lo so. Inventiamoci le regole di che già voce. Vediamo un po' il danno che fa adesso rispetto a quello che ha fatto prima. Puttana, fa un signor danno Echeggia Voce, quindi continuiamo a spammarlo e continuiamo anche col Pokémon dopo, che entrerà dopo 3 Echeggia Voce fatti, e quindi forse verrà shottato, a meno che non sia resistente al mio Echeggia Voce, ma dovrebbe essere un Pokémon di tipo normale, essendo lui il capitano di tipo normale. I capitani diciamo che hanno un tipo i capopalestra o i Super 4, e questo qua è quello di tipo normale. In effetti è Smeargle il suo altro Pokémon, Smeargle che è per l'appunto di tipo normale e ha foglie lame, ah no, fogliame, scusate. Fogliame fa meno danno di foglie lame, ma mi fa comunque un danno atroce, mi manda il 5% di vita, visto la vita scorrermi davanti. E a questo punto bisogna cambiare Pokémon, altrimenti lo prendiamo in culo. Mandiamo in campo Cipollotto, che dovrebbe essere resistente al suo bel fogliame. Speriamo che sia la sua unica mossa, fogliame. E sapete cosa? Forse questo Smeargle ha una mossa in base al Pokémon che noi abbiamo scelto come starter. Non mi sembra avesse fogliame quando ha scelto Rowlet. Forse aveva braciere a questo punto, che dovrebbe essere l'equivalente. Ci sono fogliame, braciere e pistola acqua. Ad ogni modo, perché non andare ancora per Echeggia Voce? Potrei anche andare per la beccata. E l'avversario mi fa un sacco di danno ancora. Non lo sopporto questo Smeargle. Questo Echeggia Voce faceva veramente cagare. E sono costretto a cambiare Pokémon per l'ennesima volta. Questa volta devo mandare in campo Obeso, che forse è il Pokémon che meglio riesce a reggere gli attacchi del mio avversario. Quindi schieriamo in campo lui. Certo è che devo fermarmi un secondo quando non registro e farmare un pochino con i Pokémon che ci sono qua in città. Un po' di exp. Andrei per l'azione, questa volta azione stabbata, attacco sul fronte fisico, e quindi questo Smeargle prima l'abbiamo attaccato sul fronte speciale, sul fronte fisico non sembra essere altrettanto preparato, certo è che sono costretto ad usare una pozione sul mio piccolino, purtroppo Obeso ha veramente troppi PS, e quindi queste pozioni non servono tantissimo. Vediamo l'avversario per cosa va per azione ancora, azione quanto danno mi fa. Tanto danno, devo usare un'altra pozione ancora. Stiamo facendo un po' quello che abbiamo fatto nello scorso episodio, praticamente. Andiamo a darla al nostro Obeso. Ok, l'avversario mi ha fatto 15 di danno adesso. Tuttavia, io non è che mi fidi ancora. Vorrei usare un'altra pozione. La tentazione è tanta, tanto ne ho altre 15. Meglio giocare safe. Perché se mi facesse 18 di danno adesso, avrei perso Obeso. E Obeso, sinceramente, lo vorrei portare su finché, cioè, fino a diventare uno Snorlax, di sicuro. Poi vediamo a fare cos'altro. In effetti si è ripetuto il 15 di danno, quindi a questo punto mi sento già un po' più sicuro, a meno che l'avversario non faccia brutti colpi, cosa che mi auguro non faccia assolutamente, ok? Dovrei riuscire a reggere il colpo. E in effetti è proprio così. Io vado per un'azione che non è comunque sufficiente a buttare giù l'avversario, quindi borsa, pozione, usa, sul nostro Obeso. Se Obeso avesse meno PS e più alta la difesa, questo giochetto delle pozioni sarebbe veramente qualcosa di fantastico. Invece, avendo lui più PS, queste pozioni non gli restituiscono tutta la vita e prendiamo danni veramente troppo elevati. Azione da parte avversaria mi manda a 18 di vita.
Non mi fido ancora, voglio andare per un'altra pozione e a questo punto dovrebbe essere l'ultima. Speriamo di non tirare troppo la corda e non indurre l'avversario a fare un critico, perché altrimenti le cose sarebbero davvero critiche per me. E 22 di vita, a questo punto mi sento già più sicuro, quindi lotta, azione e per favore non fare un brutto colpo come già ho detto. Ti scongiuro. Ok, per fortuna l'avversario non fa un brutto colpo, quindi riusciamo a batterlo, ma che difficoltà. Devo fermarmi un pochino, naturalmente non lo faccio registrando, a uccidere un po' di Pokémon selvatici che ci sono in questa città, altrimenti non si va da nessuna parte. Puoi imparare Amnesia, ma certo che te la faccio imparare, e te la faccio imparare al posto di Metronomo, che non penso userò mai, perché ho troppa paura di usare Esplosione. Certo, ucciderà il mio avversario quasi sicuramente, ma preferisco di no, grazie. Hit è salito al 13 nel frattempo, e quindi gli mancano forse soltanto 3 livelli perché si evolva. Cipollotto impara spacca roccia e quindi impara una mossa di tipo lotta. Meo sale all'8, salgono tutti di livello, fantastico. Complimenti, hai vinto. E vinciamo 1200 poche soldi che non sono niente, ma sti cazzi, sempre, sempre meglio di perdere. Tu, o meglio, tu e la tua squadra siete davvero interessanti. Dovete assolutamente sostenere la mia prova nella grotta sottobosco. Ci si arriva al percorso 2. Se non trovi la strada, controlla sul Pokédex Rotom. Alla prossima, Alola. E direi che sul percorso 2 ci andiamo anche noi in questo istante, catturiamo un Pokémon e ci lasciamo. Ma veniamo brutalmente interrotti da Lilia. Io mi perdo sempre. Persino quando entro in un negozio per comprare dei vestiti, non so mai da che parte è l'uscita. Da dove sei entrata, più o meno. Ti stai dirigendo alla grotta sottobosco, vero? Che emozione, la tua prima sfida. Una volta ho letto in un vecchio libro che un tempo, in giro delle isole, il giro delle isole era per mettere alla prova se stessi e acquisire forza lottando contro i Pokémon protettori. In effetti a Lilia ho sentito dire che a Tapu Koko piacciono le lotte di Pokémon. Forse lottando contro di lui potrai finalmente scoprire perché quel giorno aiutò te e Nebulino. Ad ogni modo, ti auguro buona fortuna con la tua prova. Faccio il tifo per te, Yui. Grazie mille di questo dialogo interessante. No, per favore, ma perché? Ehi, Yui, sono appena riuscito a calmare Tauros. Vuoi fargli qualche carezza come l'altra volta? Direi di no, voglio soltanto passare. E invece sono costretto ad accarezzarlo, a quanto sembra. Guarda com'è felice, Tauros riconosce le persone che amano i Pokémon, ma non è solo quello. Ha l'aria di voler partire anche lui per il giro delle isole. È un vero peccato che non possa partire da solo. E quindi Tauros si dà alla fuga. Oh, vuoi giocare a farti rincorrere? Guarda che io sono il Kahuna dell'isola, non sperare di battermi. Ed eccoci arrivati, voglio semplicemente raggiungere l'erbetta. E il Pokémon che possiamo catturare su questo percorso è... No, Meo non vale, perché Meo ce l'abbiamo già, e quindi da lui fuggiamo. Questa regola l'ho sempre adottata nelle mie Nuzlocke, non so se sia una regola che vale per tutti, ma io se un Pokémon ce l'ho già, non conta come primo Pokémon del percorso, e quindi posso saltarlo. Quindi da lui fuggiamo e c'è già un Pokémon che ci sta venendo incontro, quindi aspettiamolo. Lo vedete? Eccolo lì. Chi sei tu? Palesati. Il Luno ha trovato Makuhita qua. Ok, infatti è Makuhita. Quindi direi che un Pokémon di tipo lotta potrebbe esserci davvero abbastanza utile. Certo è che abbiamo tutti i Lumaconi. I Pokémon sono davvero lenti qua. Popplio è lento. Meo è l'unico Pokémon abbastanza veloce che abbiamo. E di veloce abbiamo anche le Velox Ball, quindi vediamo di usarne una che vorrei catturare questo Pokémon il più fretta possibile per poi lasciarci. Quindi preghiamo Tapu Koko perché ci faccia catturare questo Makuhita. Ebbene, il Pokémon protettore ci ha ascoltati. Questo è il nostro quinto componente della squadra. Abbiamo un Pokémon per ogni tipo, tranne il tipo normale che si ripete 2 volte. Tuttavia, uno tipo normale puro, Munchlax, e uno è normale volante. Quindi, vabbè, sti cazzi. Che è il nostro, come diavolo si chiama, Pikipek. Quindi, registriamo Makuhita e direi che se questo video vi è piaciuto, invito come sempre a lasciare un bel mi piace. Ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto e soprattutto a condividere il video. Noi ci vediamo al prossimo. Io intanto mi allenerò un pochino qui nell'erba alta perché sto veramente messo malissimo con i livelli. E niente, ci vediamo al prossimo video, appunto. Ciao ciao.